tanto quando ci sono le interrogazioni tu scherzi, mi prendono ancora in giro, perché io ogni tanto stavo lì a fare delle cose, poi magari per altri progetti, ma stavo a scrivere del codice a mano perché dovevo fare una certa cosa e quindi non sapevo come farlo, allora mi mettevo a scrivere del codice a mano, però è una passione. Fatto questa applicazione che si chiama WooFun, che nasce da un'idea, di un'esperienza personale, diciamo. E quindi non è che mi sono messo a fare analisi di mercato o cosa, però mi è successo, come credo che sia successo a tutti, di essere interessato a una persona e non sapere se l'altra persona ricambia, se è interessata e così. In particolare a me poi è successo che io ero interessato a una ragazza, questa ragazza si è messa con un altro, perché io titubavo, ma non lo so, allora ho detto, beh, meglio lasciar stare. E niente, poi è successo che poi ho scoperto che anche io le piacevo, quindi ho detto, avessi saputo prima, e infatti ho detto, probabilmente c'è un modo di fare in modo che le persone si possano connettere in questa maniera. Guarda, tantissima parte della soddisfazione è fatto per me, proprio come mentalità, anche solo informatica, che una cosa funzioni. Perché se una cosa funziona e l'hai fatta tu, è una cosa che ti dà proprio una soddisfazione personale molto alta. E poi il fatto appunto di poter lavorare in un mondo che mi piace, perché appunto ogni passo che io faccio con questa applicazione è un passo dentro a un mondo che in cui voglio poi lavorare, in cui voglio poter portare anche, forse un po' astratto adesso, lo dico adesso che ho 17 anni, però in cui vorrei portare una mia idea, un qualcosa di mio. Sicuramente vuol dire anche far tardi la sera, vuol dire anche dire no, oggi calcetto piace, piuttosto che questa cosa qua non la riesco a fare, ma come tutto alla fine, quando uno fa una cosa poi deve farla una scelta. E a me è capitata questa occasione, quindi dire di no seriamente quando c'è un'occasione di questo genere, secondo me è molto più difficile che dire di sì. Da questa poi consapevolezza che per fare un software in sé non ci vuole un genio, ci vuole solo una persona che se ha un'idea abbia la voglia poi di sviluppare, di starsi lì, anche quando hai finito la versione di greco, chiudere, anche passare delle notti a cercare, riprovare. Però poi questa idea qua, vedendo anche come veniva e avendo comunque una percezione del fatto che poteva avere un buon potenziale, mi ha spinto molto a appunto a creare questa cosa, anche con appunto avendo trovato altre persone che poi mi aiutavano. E poi, ma cosa stai a fare? Un'applicazione? Ma studia un po' del greco, ma ho capito, ma va bene. Ma...